quindi mi veniamo a mangiare i salsicci della nonna. E sono buoni? Sì. Oh, meno male, dai. Come si chiama la nonna, Asia? Brigida. Brigida. Allora salutiamo anche nonna Brigida e le diciamo di farti anche questo menù messicano la prossima volta, anche se è un po' piccante, però magari non esagerare, mangiane poco poco. Va bene, Asia? Va bene. Ciao, Asia, grazie. Ciao. Ti mando un bacione. Ciao, grazie, tesoro. Ciao. Che sei bellina, grazie. Mando pure un bacione a te. E allo chef, grazie. Ciao Asia. Ciao. Che tenera. Allora, siamo alla cipolla. Adesso praticamente andremo a fare un'insalata che nel gergo messicano si chiamerà salsa, perché le nostre insalate loro li chiamano salsa. Quindi, perfetto. Questa è una salsa in fagioli neri. Di fagioli neri. Quindi gli ingredienti sono... Li facciamo vedere anche in sovraimpressione mentre lo chef ce li dice, regia, salsa in fagioli neri. Salsa in fagioli neri. Allora, della fagiola nera lessata. Sì. Signora, un attimo solo, arriviamo subito da lei. Del mais. Sì. Del cipollotto fresco. E... dell'aglio. Sì. Dell'aglio. Dopodiché cominciamo con queste cose. Ok, allora, io dico in ogni caso gli ingredienti, siccome li vediamo, diciamo anche le dosi esatte, che sono allora, 300 grammi di fagioli neri, 300 grammi di mais e 200 grammi di pomodorini, che poi andremo a, vi faccio vedere come li dovremo tagliare, un cipollotto fresco, uno spicchio d'aglio, una manciata di prezzemolo, il succo di due limoni, peperoncino naturalmente fresco, 50 grammi di yogurt greco, che sarebbe questo, e poi sale, un pizzico di sale. È un pizzico di sale. Yogurt greco, anche questo si trova nei supermercati, è vero? Diciamo di sì. Si trova di solito. Si trova, sì. Perfetto, quindi iniziamo tagliando la cipolla. Allora, iniziamo a tagliare la cipolla. Ok, pronto? 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 Ciao, chi sei? Rocco, maschietto, quanti anni hai, Rocco? 7. E da dove chiami? Da Girifalco. Da Girifalco, caro Rocco, dimmi. Rocco, con chi sei? Sei timido? Si vergogna a parlare? Rocco, si vergogna, è un po' timido, signora, lo possiamo capire, non si preoccupi. Beh, cosa vuoi chiedere? Un piatto non piccante, detto. Rocco voleva sapere, un piatto non piccante, signora? Signora. Guardi. Allora, il dessert. Ecco, il dessert, ci dice lo chef. Va bene, signora? C'è anche, okay. C'è anche della frutta, quindi poi se ci seguirete capirete anche come farlo. Va bene? Va bene. Saluto tutti. Ciao, Rocco, ti salutiamo, Ciao, un bacione anche a te. Ciao. Grazie, Rocco. Ciao. Allora, il cipollotto. Sì. Sì, signora, un attimo solo. Sì. Poi andremo a versare la fagiola. Naturalmente in quantità quanto previsto dalla ricetta. 300 grammi in questo caso. Quindi noi diamo le ricette più o meno per 4 persone. Per 4 persone. Il mais. Il peperoncino, okay. Poi dell'aglio che noi abbiamo già precedentemente tritato, diciamo uno spicchio in tutto. Del prezzemolo, l'olio d'oliva. Olio d'oliva. Grazie. Dopodiché andremo a girare. Sì. Io qui controllo intanto. Sì, grazie. Aggiungeremo il succo
Di due limoni. Di due limoni. Mamma mia. Signora, che c'è? Non lo so, che mi sembra insalata stasera. È una risalata messicana, signora. La faccia e poi si fidi. Per questa sera si deve fidare. Che cosa? Quale abbinamento, signora? Ah, vabbè, ah. L'aglio, sì, non sì. È tantissimo comunque. I messicani aglio. Diciamo che questo abbinamento è di... È cibo molto... messicano, sì, e com'è, chef, ci dica. È molto, veramente, anche l'abbinamento del limone, insomma. Però ancora non ha visto la particolarità. Noi adesso andremo a mettere dello yogurt greco. Yogurt greco. Signora, ovviamente sono piatti particolari, magari non a tutti possono piacere, è normale. Mi dica, da dove ci chiama lei, signora? Non mi dica... Maria, eccola! Me l'aspettavo la sua telefonata. Ma no, non dica così, signora, perché è una cosa che non mi appartiene questa. Io però devo dire che speravo che lei mi richiamasse, signora, perché lei aveva detto l'ultima volta che non avrebbe richiamato più, quindi sono contentissima di risentirla. Grazie, signora. Però sa che perché volevo, sa cosa volevo fare, signora, per ovviare. Ecco, io volevo fare proprio una cosa, perché lei, ricordiamole, la signora del sac à poche che voleva sapere dove trovarlo. Volevo farla parlare direttamente con lo chef che mi ha suggerito quel punto vendita, signora, perché se no lei non mi crede. Quindi io aspettavo di fare questo piccolo giro per arrivare a farla parlare proprio con la persona addetta, capito? Stavo facendo questo. A breve, signora, domani. No, è sorpresa, non si preoccupi. Domani può. Sì. Guardi, signora, può chiamare in diretta perché lo chef che ci sarà domani saprà dirglielo, senz'altro. Va bene? La ringrazio. Grazie a lei. E provi a fare questa salsa in fagioli neri, non abbia paura, signora. Buonasera. Buonasera. Grazie. Ecco che ha preso forma. È già fatta, è già pronta. Già pronta. Ah, molto adesso semplice. Deve resettare per un'oretta, diciamo. Poi quando la serviremo per il contorno del burritos. Del burritos. Eccola qui, questa salsa. Buonasera, signora. Lei è la signora Sara? No, sono la signora Maria da Rozzano. Signora Maria, buonasera da Rozzano. Benvenuta, l'avevo buttata no, lì. Roggiano. Ah, mi dica, signora. Buonasera. Volevo fare i complimenti allo chef che è bello calmo, tranquillo, ordinato. Grazie, signora. Sta facendo delle ricettine belle. Nuove, diverse. Nuove. Già vederlo come si muove, come ordinato, è proprio perfetto. Complimenti. Grazie, signora. È perfetto. Gentilissima. Molto gentile, veramente, signora. Espira tranquillità il nostro chef stasera, veramente. Ma se non trovo io un greco? Posso mettere qualche altro tipo di yogurt, sempre marco, forse, non lo so. Diciamo, se non trova lo yogurt greco, signora, lasci, non metta niente, metta solo il limone, perché mettere un altro tipo di yogurt è sconveniente, diciamo, non ha più il sapore. Non rende come quello greco, forse. No, perché ha un tipo di, un discorso diverso dal sapore, perché il yogurt greco è meno acido, quindi... e dà un tipo di sapore diverso. Però si trova, signora, io penso che lo troverà facilmente. Se lei non lo dovesse trovare, non lo metta affatto, metta solo il limone, l'aglio, la cipolla, poi che può anche, ecco, lei può anche farlo con dei peperoni arrostiti, può mettere quello che vuole. Se si può sbizzarrire un pochettino nel fare questa insalata. Va bene, signora? Naturalmente, adesso praticamente. Grazie no. Grazie a lei, signora, buonasera. Andremo. E siamo ai pomodorini. Ci servono pomodorini. Per cosa? Sempre per l'insalata. Ah, sempre per l'insalata, ok. Pronto, buonasera. Buonasera, sono Pina da Reggio Calabria. Oh, carissima signora Pina, buonasera da Reggio Calabria. È lei, vero? È la signora Pina che ricordo io? La signora del pianoforte. Buonasera, ormai ho identificato qualcosa.